Una tappa breve ma terribilmente complicata, soprattutto per i sei Gran Premi della montagna e anche per il maltempo che sta caratterizzando queste fasi finali. Tre uomini in fuga, due atleti della CSF Navigare, ovvero Fortunato Baliani e Emanuele Sella, con loro il campione di Spagna Joachim Rodriguez. Sono nella discesa del Falzarego verso Caprile, prima toccheranno il paese di Cernadoi. Hanno un vantaggio di un minuto su Vincenzo Nibali e Perez Quapio, due minuti sul gruppo di Luca e Contador. Brillantissimo soprattutto sul Giau Franco Pellizzotti, già ieri aveva dimostrato una grande agilità di pedalata, il delfino di Bibione. Uno dei pochi a scattare nel tratto finale di ieri, Pellizzotti che prima ha messo davanti Vegelius e poi è partito lui con una reazione da parte di Danilo Di Luca. Si è staccato Cloden irrimediabilmente e adesso abbiamo visto Vincenzo Nibali che è scattato nei primi chilometri del Falzarego, che ha staccato Perez Quapio in discesa e sta cercando di riportarsi sui tre uomini al comando inquadrati in questo momento. Andiamo da Francesco Pancani, nostro cronista dalla gara. A te Francesco. Grazie Auro, siamo in discesa subito dopo il passaggio al Gran Premio della montagna del Passo Falzarego. Siamo passati sotto una breve galleria scavata nella roccia, rimane davvero splendido lo scenario delle Dolomiti. Certo che questa è tutta un'altra discesa rispetto a quella del Giau, davvero splendida. In un certo senso possiamo dire che ci eravamo anche divertiti nella discesa del Giau, qua tutta un'altra cosa proprio per le condizioni meteo. Infatti anche i tre uomini al comando stanno affrontando questa picchiata verso Caprile giù dal Falzarego con estrema prudenza, sempre Baliani davanti, Sella alla sua ruota, appena appena più staccato, sta indietro di 3-4 metri lo spagnolo Rodriguez. In pratica con questo ordine hanno affrontato prima sia il Giau sia il Falzarego. Continua a piovere anche se in maniera non particolarmente intensa, ma una pioggerellina davvero fastidiosa e soprattutto pericolosa perché l'asfalto è bagnato. A voi. Non ha mai dato cambi Joachim Rodriguez, d'altronde è normale, fa parte delle leggi del ciclismo, quando sei da solo contro due compagni di squadra non hai l'obbligo di tirare, altrimenti anche lui avrebbe dato una mano a questa azione. Fabretti, a te. Siamo anche noi sulla discesa, siamo al decimo tornante, quindi ancora 10 tornanti da affrontare. Io non so come facciano i corridori, sono dei veri fenomeni oltre che dei professionisti assoluti. Vi assicuro che stanno affrontando questa discesa come se la strada fosse asciutta. In realtà è bagnata, a stento riusciamo a stare noi alla ruota loro. Certo bisogna che Luigi Liberi ponga tutta la sua abilità nella guida della motocicletta. Vanno come delle saette, Matthew Lloyd aveva perduto contatto e poi si è riportato su di loro, vanno veramente a tutta. Bene, grazie. Diamo la parola adesso al professor Fagnani perché è transitato anche il gruppo Maglia Rosa sul Falzarego. Con quale ritardo? Sì, il gruppetto Maglia Rosa, anzi devo dire che la Maglia Rosa si era avvantaggiata nei confronti del gruppetto di cui faceva parte, è transitata a 5 minuti e 30 secondi dai fuggitivi Sella, Baliani e Rodriguez, poi a 6 minuti e 44 secondi abbiamo visto transitare anche un gruppetto con Gusev e Tonti. Prima però erano passati Savoldelli, Piepoli, Garate, Noè e Bettini, giusto? Con un ritardo di 4 minuti e 50, appunto il gruppetto Bettini, Noè, Savoldelli, Piepoli e Garate, che viaggia alle spalle del gruppo di Luca, Contador e Simoni, i quali avevano 2 minuti dai battistrada. Silvio Martinello, Savoldelli non ce l'ha fatta sul Giau, non è che è stato richiamato dall'ammiraglia per stare con Bosisio. Ma non credo, da quello che abbiamo potuto vedere ho avuto la netta sensazione che Savoldelli fosse in difficoltà e abbia deciso a quel punto di stare insieme a Bosisio. Da un'immagine molto eloquente e chiara
un primo piano che con le nostre telecamere abbiamo fatto su di lui, si notava insomma una certa sofferenza. Il passo Giao d'altronde è una delle salite più impegnative di questa tappa, evidentemente troppo per la condizione attuale di Paolo Savoldelli, che ha preferito salire col suo passo. Mentre vediamo, vi facciamo vedere invece Vincenzo Nibali, che con una discesa assolutamente straordinaria sta entrando sui tre che erano transitati, Sella, Bagliani e Rodriguez, con un minuto di vantaggio su di lui. Direi comunque bellissima la discesa e importante l'azione quando siamo a 25 dall'arrivo. Rischioso comunque aver affrontato la discesa senza mantellina, perché fa molto freddo e questo potrebbe pagarlo più avanti. Bene, abbiamo visto dunque l'ingresso di Nibali nel gruppetto dei battistrada. Fabretti, a te. Non so come Silvio faccia a sapere che fa molto freddo, comunque diciamo che possiamo bene o male confermare 11 gradi centigradi da lì dentro, forse c'è qualcosa in più. No, quel che volevo dire è che la conferma invece arriva dall'ammiraglia LPR Ballan con Giovanni Fidanza relativamente a quello che diceva Silvio Martinello. Sì, effettivamente Paolo Savoldelli non è stato fermato, è lui che non ce l'ha fatta sul Giao e quindi adesso va con il suo passo insieme con Gabriele Posizione. Peccato per Paolo, pensavamo potesse reggere, non dico facilmente, ma abbastanza, invece non ce l'ha proprio fatta. Tra l'altro si è staccato da 20 corridori. È quel discorso. E oggi esce di scena anche uno che era dato tra i favoriti, Andreas Klode. A dir la verità, a Palermo tutti davano come favorito Andreas Klode. Superato il cartello 25 km al traguardo, si è formato questo quartetto. Pancani, hai notizie di Perez Quapio? È poco più indietro, a circa 25-30 secondi di ritardo da questi quattro uomini al comando. Dunque il quartetto con Fortunato Bagliani nell'ordine come stanno marciando adesso, Fortunato Bagliani, Emanuele Sella, Vincenzo Nibali e Joaquin Rodriguez. Come faceva notare Silvio Martinello, anch'io sono rimasto colpito quando ci ha superato Vincenzo Nibali nel vederlo senza mantellina, perché è vero, piove a tratti, però fa decisamente freddo in discesa per i corridori dopo lo sforzo di una salita così solo con la maglietta. Anche noi siamo rimasti sorpresi di questo. Continuano a voltarsi tre italiani e adesso è Nibali che dice qualcosa a Rodriguez, che continua a mantenersi in fondo a questo gruppetto. Adesso ancora Nibali che cerca di parlare con Rodriguez, poi si volta per vedere se la sua ammiraglia ha raggiunto il comando della corsa. No, non c'è l'ammiraglia della Liquigas e dunque probabilmente chiederà adesso assistenza alla macchina dell'assistenza in corsa. Voi intanto vedete che Nibali probabilmente è rimasto senza acqua, vedete che adesso sta parlando con il meccanico della Chiesa de Parnia per quanto riguarda il freddo. Tanto il nipotino di Marzio Bruseghin, Raffaele, e il papà Bruseghin. Corrado, non è il papà del bambino, è il nonno. Sì, eh? Esatto, papà di Marzio. E tornando al freddo, ci sono corridori tipo Piepoli che soffrono terribilmente il freddo e la pioggia, altri invece che non lo sentono per niente. Uno di questi è Nibali. In 7 km ha guadagnato un minuto sui tre che erano e sono tuttora al comando. E se avete notato, in discesa non avrà avuto tempo di mangiare, ma lo ha fatto in salita. In quel tratto di 2 km abbastanza facile si è mangiato una barretta. È fondamentale mangiare. Oggi c'è poco tempo, l'impegno in salita, lo stress e naturalmente la massima attenzione in discesa fa sì che i corridori abbiano poco tempo per mangiare, però possono sopperire con delle borracce di zuccheri. Sta facendo la parte del leone questa squadra diretta da Bruno e Roberto Reverberi, CSF Navigare. Anche Perez Quapio sta per raggiungere il quartetto. Pancani, raccontaci tutto. Esatto, Perez Quapio che non passa come un fenomeno in discesa, adesso proprio in questo momento si riunisce ai quattro uomini al comando, dunque adesso sono in cinque a guidare la tappa, tre della CSF Navigare, Bagliani, Sella e Perez Quapio, uno della Cas de Parnia e si tratta di Rodriguez, uno della Liquigas e si tratta di Vincenzo Nibali. A voi. E ultimo dato del gruppo, ultimo rilevamento cronometrico, parlava di un primo
e 50 secondi, 1 e 50 per il gruppo di Luca e Contador. Siamo lì, hanno scollinato con 2 minuti di ritardo e adesso sono sempre a 1,50, 1,55, adesso addirittura 3 uomini della CSF navigare, vuol dire che Nibali e Joachim Rodriguez staranno a ruota. La salita finale comincia a 13 km dalla traguardo, i primi sono facili ma gli ultimi 7 e mezzo terribili. Quote in tempo reale dei bookmaker, primo favorito, indovina chi, Davide? Perez? No, no, Menchov. Pensano che Menchov possa staccare tutti e poi viene tenuto in grossa considerazione anche Emanuele Sella. D'altronde, dopo quello che ha fatto ieri, è sempre in fuga, ha 2 minuti di vantaggio e in salita ha dimostrato di essere, se non il più forte, tra i più forti. Eh sì. Tanto piove ancora un po' qui sul traguardo, mentre il gruppo degli uomini di classifica si trova ancora nel tratto in discesa, così come i 5 uomini al comando. 20 km all'arrivo, ancora 7 km di discesa. Il prossimo paese che toccheranno sarà Rukava e poi Caprile. Con i suoi 990 metri di altitudine, lì a Caprile la strada si impennerà verso Rocca Pietore, i serrai di Sottoguda che offriranno uno spettacolo impareggiabile, Malcaciapela e il passo Fedaia a fare da corollario a questa tappa dolomitica. Striscione per il nostro Gigi Sgarbozza, non becchi un pronostico, ma è molto difficile beccare i pronostici in un giro come questo. Un giro dove 5 fughe in tappe importanti sono arrivate a buon fine. Tanto eccoli qua, sempre il compagno di squadra di Danilo Di Luca, Golzer, al comando. L'asfalto è ottimo, come vedete, appena rifatto. E chissà che Perez Quappio non si inventi una giornata delle sue. 4-5 anni fa le salite più dure erano pane per i suoi denti. Oggi è andato bene, vedremo se avrà le forze per un assolo verso il passo Fedaia. Torniamo da Fabretti, Alessandro, a te. E adesso la discesa si è fatta molto meno impegnativa, l'asfalto, come diceva giustamente Davide Cassani, è migliorato e i corridori possono tenere un'andatura ancora più sostenuta. Siamo intorno ai 65-70 km orari. Abbiamo superato in questo momento il cartello dei meno 20 km alla conclusione. È vero, è smesso di piovere, però la strada rimane in ogni caso bagnata. Non succede praticamente niente, si aspetta solamente di salire fino al passo Fedaia, Marmolada. A voi. Ha guadagnato ancora qualcosa il gruppo di Luca Contador, adesso è a 1,40 dalla testa della corsa. 1,40, mentre Savoldelli e Piepoli veleggiano sui 4 minuti di ritardo. Sempre in ultima posizione Joachim Rodriguez, qui invece siamo con la nostra telecamera che inquadra il gruppo Contador. Sono in 21 a far parte di questo drappello. Andiamo ad elencarveli. In casa LPR ci sono Di Luca, Golzer e Spezialetti, il capitano della Gio Desert, ovvero Tadej Valjavec, della Astana Contador e Iglinski, della Barloworld c'è Cardenas, poi Pozzovivo, della CSF Lampre con Bruseghin e Schmid, Liquigas con Miholjevic e Pellizzotti, la Rabobank con il pericolosissimo Denis Menchov, poi c'è Riccardo Riccò che già dal passo Giau ha perso i compagni di squadra, poi Gilberto Simoni, anche lui non ha compagni di squadra, ce ne sono 3 addirittura della Silence Lotto, De Greef, Matthew Lloyd, Jürgen van den Broek, c'è Vogt, il tedesco che era reduce dalla fuga da lontano, e Yevgeny Petrov, stesso discorso, anche lui all'attacco con Selle Baliani già nei primi chilometri di questa tappa. Pausa per noi.
Vai Gibo, re della montagna, ciao nonno. E se per Gilberto Simoni è in effetti un vecchio corridore, è del 1971, vorrebbe conquistare il Giro per essere il corridore più vecchio ad essere riuscito in questa impresa, un record che detiene Fiorenzo Magni, che vinse il suo ultimo Giro d'Italia all'età di 35 anni. Questo è il gruppo, chiamiamolo classifica, con Domenico Pozzovivo, questo minuscolo scalatore lucano. Sembrano fratelli, Selle e Pozzovivo, come non somiglianza di volto, ma come caratteristiche. Selle un po' più veloce, ma in salita sembrano uguali. Sì, sono tutti e due leggerissimi. Pozzovivo è 1,62 m e pesa 55 kg. È nato a Policoro ed è residente a Montalbano Ionico, provincia di Matera. Quindi viene dalla Lucania, dalla Basilicata, Domenico Pozzovivo. Torniamo da Pancani, a te Francesco, già superati 15 al traguardo. Esatto, già superati 15 al traguardo per i 5 uomini al comando, si sta asciugando l'asfalto in questa fase finale della lunghissima discesa giù dal Falzarego, ultimi chilometri in discesa per i 5 uomini che guidano la corsa e poi comincerà la salita del Passo Fedaia. Stanno infatti per arrivare a Caprile, uno dei pochi momenti in questa tappa tutta disputata in quota, uno dei pochi momenti in cui saremo sotto quota 1000. A voi. Da almeno 20 chilometri Jure Goltzer sta disegnando le curve e sta cercando di tenere alto il ritmo. Comunque credo che in questa fase non abbiano guadagnato nulla sulla testa della corsa. Nel frattempo Radio Corsa annuncia una scivolata di Piepoli. Piepoli che era in ritardo di 4 minuti dai battistrada e di 2 minuti da Riccardo Riccò, dunque anche per Leonardo Piepoli un giro pieno di iella. Quando tu hai parlato prima della taglia di Pozzovivo, di Sella, mi viene in mente una battuta di Cipollini quando correva ancora, era il 2005, a un certo punto era in testa al gruppo e passa il treno della Navigare, c'era Mazzanti, c'era Pozzovivo, c'era Sella, e allora gli fa: ma chi è il vostro direttore sportivo? Biancaneve? Questi tutti piccolini, nanetti. Però il ciclismo è uno dei pochi sport che consente anche a persone piccole di statura e anche a persone grandi di poter emergere. Bachstedt, che è alto quasi 2 metri, vince la Parigi-Roubaix. Sella ti vince il tappone dolomitico. Per non parlare di Trueba, che era chiamato la pulce dei Pirenei, anche lui grandissimo scalatore. O Robic, testa di vetro. Salita, il peso è fondamentale, determinante. Siamo ormai arrivati in fondo alla discesa e cominciano gli ultimi chilometri, quelli più difficili, anche se per il momento la salita è abbastanza pedalabile. Siamo sempre adesso con le immagini sul gruppo dei corridori più forti, quelli di classifica, Goltzer. E ci dicono che Piepoli, dal momento che non c'era l'ammiraglia vicina, sta ricevendo l'assistenza dalla macchina Quick Step. Sono nella frazione Saviner di Laste, fa parte del comune di Rocca Pietore. Questo comune ebbe per 4 secoli una propria indipendenza, era addirittura una repubblica autonoma con un proprio palazzo di giustizia che si chiamava El Banc de la Raison, proprio qui a Saviner di Laste. Questa situazione di autonomia perdurò sino all'arrivo di Napoleone Bonaparte. Vediamo Leonardo Piepoli, purtroppo ancora a bordo strada. Ah, che brutte cose queste. Niente da fare, sarebbe stato l'uomo più importante per Riccardo Riccò. Tanto mi sembra, Auro, che sia Luca Guercilena. Sì, sì, ma abbiamo detto che stava Quick Step, sì. Stava proprio ricevendo assistenza dalla macchina della Quick Step.
Infatti c'è il meccanico, vedete che stanno cercando di dare assistenza, si sono fermati loro. Luca Guercilena. Curva verso sinistra, è uscito di strada Leonardo Piepoli, già era sofferente per la caduta nella tappa di Cesena. Si tocca la gamba sinistra, il trullo volante. Che brutte immagini. Che peccato. Forza Leonardo. Tanto vedete. Ha avuto un inizio di carriera disastroso Leonardo. Si era rotto clavicole, radio, malleolo. Era sempre in ospedale. Poi ha trovato posto di lavoro come gregario in Spagna. Ha corso tanti anni nella Banesto e da 3 stagioni a questa parte alla corte di Gianetti, alla Saunier Duval. L'anno scorso vinse la tappa del santuario genovese Nostra Signora della Guardia e anche quest'anno, soprattutto sulla salita di Rivisondoli. Vediamo intanto Emanuele Sella, vi dicevo, sulla salita di Rivisondoli fu il più brillante assieme a Riccardo Riccò e a Danilo Di Luca. Ci prova ancora Sella. Quanto manca al traguardo Pancani? Quasi 2 minuti il vantaggio di Emanuele Sella, che adesso è ancora una volta tutto solo. Vedete che si è voltato indietro, controlla. Scusami, sta parlando Francesco. Francesco, a te. Io in cuffia sento Pancani, ma mi dicono dalla regia che non va in onda la voce di Francesco. Comunque ci stava dicendo che Sella, non appena la strada ha cominciato a salire, si è sbarazzato di tutti gli ex compagni di fuga e i suoi compagni di squadra sono rimasti a guardare. Vedete Riccardo Riccò. Guarda le facce. Tutti. Francesco, riproviamo a te. Allora facciamo un altro tentativo. Stavo dicendo appunto che subito, appena cominciata la salita del passo Fedaia, Sella si è alzato sui pedali, è scattato, ovviamente i suoi compagni di squadra, vale a dire Baliani e Perez Quapio, sono rimasti fermi, non toccava loro andare a chiudere sul Vicentino. Si sono guardati Nibali e Rodriguez, nessuno dei due però è scattato a sua volta e dunque Sella, che ha trovato anche oggi energie incredibili, in una condizione di forma strepitosa, il vicentino Emanuele Sella ha già guadagnato una 15ina di secondi sui 4 a questo punto ex compagni di fuga. A voi. E sta guadagnando anche sul gruppo inquadrato in questo momento. Adesso si trova in un tratto molto più facile Emanuele Sella, mentre lo sguardo di Danilo Di Luca molto severo. Arriva l'ammiraglia di qui Giovanni Androni a bordo, grazie a questi tifosi troppo buoni. Ci sono scritte favorevoli e anche contrarie sulla salita finale. Comunque ringraziamo tutti coloro che seguono il ciclismo, non vuole essere una citazione personale. Testa della corsa Emanuele Sella anche oggi. Impressionante quello che sta facendo il Salbaneo. Impressionante perché anche oggi è andato in fuga pronti via. È stato impressionante il lavoro di Bagliani, che ha tirato per chilometri e chilometri. Sella è riuscito a sfruttare il lavoro del compagno di squadra e appena è cominciata la salita, come ci ha ricordato Francesco Pancani, è ritornato all'attacco. Adesso la salita, come vedete, è molto molto facile. Ecco, adesso comunque
non esageriamo, non è che ha già vinto Senna, perché ieri, per l'amor di Dio, ieri aveva 11 minuti ma non sto prima dicendo, dell'Alpe di Pampeago. Comunque è una bella prestazione, sicuramente. Non sto dicendo, anzi, adesso che comincerà la bagarre dietro, sai quanto, cioè, per me ha già fatto più del giusto, più del lecito, e è uno spettacolo che in pochi si sarebbero aspettati. Ma adesso anche gli uomini di classifica dovranno per forza darsi una mossa. Fabretti, a te. Come vuoi. Abbiamo cominciato a salire anche noi con Yevgeny Petrov, che comincia a faticare, con Mikko Lievitz, che ha terminato il suo duro lavoro, e con gli uomini di classifica che finalmente adesso sì dovranno necessariamente attaccare e comunque misurarsi, confrontarsi. Per il momento mi sembra che ci sia ancora controllo, ma prima o poi qualcuno dovrà uscire allo scoperto. Questa è una fase che potrebbe comunque decidere la tappa, perché se qui Sella dovesse guadagnare un minuto, se ci fosse un'ulteriore fase di controllo, allora già 50 secondi e li ha guadagnati in un chilometro e mezzo, non di più, vero Pancani? Scusa Auro, non ho capito, perché stavo guardando cosa stava succedendo tra Reverberi, Baliani e la giuria. Volevo solo dirti che i quattro inseguitori di Sella hanno già un ritardo di 50 secondi ai 10 km al traguardo, e questo vantaggio l'ha acquisito in pochissimo spazio. Esatto, in pochissimo spazio, in pratica nel primo strappetto della salita del Fedaia, perché poi c'è stato un tratto in falso piano e lì è riuscito a guadagnare subito questo vantaggio di 50 secondi Emanuele Sella. Poco fa, come ti stavo accennando, Baliani ha chiesto alla macchina della giuria di poter prendere degli zuccheri dalla propria ammiraglia, è stata inflessibile la giuria, rifornimento chiuso, è stato detto al corridore della GSF, al team manager Reverberi, dovevi pensarci prima di Caprile, dunque niente da fare per Baliani, che non ha potuto prendere questi zuccheri. A te. Cioè, se li avesse avuti in tasca, però sarebbe stato lecito. Esatto, il regolamento dice che negli ultimi 20 km non puoi più prendere niente. Quindi bisogna fare rifornimento entro i 20 km al traguardo. Però in questo caso avete visto il gesto: sono morto, non ne ho più, posso prendere da bere? E purtroppo la giuria ha detto no. Tanto vedete, è aumentato il vantaggio di Sella proprio perché c'è stato lo scatto del corridore vicentino. In questo momento il vantaggio è di 2 minuti e 35 secondi. Ieri il nostro opinionista Marino Bartoletti, anche travolto dall'impresa di Sella, si è rivolto proprio allo scalatore vicentino e gli ha detto: secondo me tu sei adesso il più forte scalatore italiano. Sembrava un, non dico una buttata, ma insomma un complimento eccessivo. Oggi sta dimostrando forse di essere in questo momento un grandissimo scalatore, Sella. Sì. Proprio perché, come abbiamo detto prima, se noi andiamo a vedere la tappa di ieri, dopo tanti chilometri di fuga, gli ultimi 50 da solo, nell'ultima salita ha perso 1:20, 1:15 da Menchov, che è stato il più forte tra i corridori di classifica. E questo sta a significare il valore tecnico della prestazione di Sella. E adesso è ancora una volta all'attacco. Bosisio era segnalato a 6 minuti, quindi ha perso molto, è rimasto completamente solo Gabriele Bosisio, atleta lecchese, vincitore della tappa di Pesco Costanzo. Siamo tornati su Alberto Contador e siamo in attesa anche di avere notizie di Leonardo Piepoli, se è comunque, niente, è salito in ambulanza. È in ambulanza Piepoli, ma l'ambulanza è ferma, quindi tra poco si valuterà, anzi lo stesso corridore dovrà valutare se è in grado di proseguire o se abbandonerà il giro. Mentre stiamo vedendo, ecco, in questo momento vediamo Sella, cominciano i 7 km e 500 metri più difficili, siamo a Sottoguda, tra un po' uno scenario, uno spettacolo unico. Un canyon, una forra larga pochi metri con delle montagne a strapiombo, un canyon che si insinua nel calcare della Marmolada, una gola che è attraversata dal torrente Pettorina. Avremo modo di apprezzare questo scenario meraviglioso. Intanto
si sono arresi sia Nibali che Perez Quappio che Joachim Rodriguez che Fortunato Bagliani. Tutto solo là davanti c'è sempre lui, Emanuele Sella. Fabretti, a te. E qui siamo ancora in un tratto abbastanza di scorrimento, nel senso che la strada sale ma solo leggermente, pendenza intorno all'1-2%. Abbiamo superato il cartello che indica i 9 km alla conclusione, sempre davanti a darsi il cambio, a fare andatura Silvestre Smith per il suo Marzio Bruseghin e Alessandro Spezialetti per Danilo Di Luca, che in questo momento è in terza posizione. Tutti gli altri facenti parte del gruppo sono rimasti in questo plotoncino, si aspettano naturalmente i chilometri conclusivi da 7 in poi, ne vedremo, a voglia se ne vedremo. Eccoli i serrai di Sottoguda, un tempo venivano utilizzati come sentiero ed era un sentiero percorribile dalla primavera all'autunno per portare gli animali al pascolo. Ogni ponticello veniva montato in primavera e smontato in autunno, perché? Perché si scioglieva la neve invernale e qui c'erano, non dico delle inondazioni, ma comunque delle sorgenti, dei flussi d'acqua piuttosto impetuosi. Uno scenario fantastico. Adesso è Spezialetti a tenere alto il ritmo. Come ieri, anche oggi Spezialetti ultimo uomo per Danilo Di Luca, che mi sembra molto bello pimpante, sguardo severo, sta aspettando gli ultimi 5-6 chilometri. Ecco, qui le pendenze sono già nell'ordine del 13-14%. Questa è la strada vecchia che porta al Passo Fedaia. Già da diversi anni il Giro d'Italia affronta questa strada. E normalmente questo passaggio è chiuso alle autovetture, si può passare in bicicletta ma soprattutto a piedi. È zona di trekking questa, e su quelle pareti a strapiombo ci sono anche degli appassionati di alpinismo che si dilettano. Paolo Savoldelli. Questo è un gruppo a 5 minuti dalla testa della corsa, quindi nessuno di questi riuscirà a rientrare. Sta uscendo dai serrai di Sottoguda Emanuele Sella e tra qualche istante raggiungerà Malga Ciapela. Aumenta ancora il vantaggio di Emanuele Sella, un vantaggio che supera i 2 minuti e 40 secondi. Pancani, a te. Guardate che spettacolo. Ci sei, Francesco? È davvero, Auro, è uno spettacolo. Sì, eccolo. È una delle cose più belle che si possano vedere. Mi senti? Vai pure. 7 chilometri al traguardo e siamo davvero anche noi rapiti non solo dalla corsa ma dalla bellezza di questo scenario che stiamo attraversando adesso questi serrai di Sottoguda. Fra l'altro ci sono tantissimi tifosi e adesso per la prima volta possiamo dire prende l'iniziativa Rodriguez, si è incaricato Nibali di fare l'andatura nel gruppettino dei quattro che sono all'inseguimento di Sella nel tratto tra Caprile e Sottoguda. Poi chiaramente i due della CSF, Bagliani e Perez Quappio, sono rimasti a ruota, non toccava certo a loro tirare considerando che davanti c'è Emanuele Sella. La strada vecchia che porta sulla Marmolada prima di entrare a Sottoguda, a sinistra invece la strada normale del Passo Fedaia. Voi. È passato ai 10 km dal traguardo anche Gabriele Bosisio. Diamo questi rilevamenti cronometrici per educazione nei confronti di questo ragazzo che comunque fino a stamani era al comando della classifica. Silvio, a te. Sì, mentre ci godiamo questo spettacolo sia naturale con il passaggio della corsa sui serrai di Sottoguda e sia agonistico, ciclistico, sportivo con questa veramente magnifica pedalata e impresa che sta tentando anche oggi Emanuele Sella, permettimi di fare dei ringraziamenti prima di arrivare nella fase calda della corsa. Tutto il nostro personale tecnico sia a terra che in volo, che anche oggi nonostante le cattive condizioni meteo ci ha garantito delle riprese straordinarie che ci hanno permesso di seguire ogni fase della corsa, i controllori di volo dell'aeroporto di Padova per l'assistenza data ai nostri mezzi in volo, e permettimi anche di fare gli auguri oggi a Claudio Golinelli che si sposa con Emanuela e ci sta ascoltando e guardando in televisione. Tanti auguri all'ex campione olimpico.
questa cascata d'inverno diventa una preziosa statua di ghiaccio. Sta per arrivare a Malga Ciapela Emanuele Sella, 2 minuti e 50 secondi nei confronti del gruppo Contador di Luco e compagnia. Sta ancora pedalando molto bene Emanuele Sella, nonostante la difficoltà della salita. Auguri anche a Geraint Thomas, gallese di Cardiff, e Yevgeny Petrov, che sono in corsa oggi, fanno parte della carovana del Giro. Pubblicità per noi. Mezzo al traguardo per il battistrada Emanuele Sella, vedete alle spalle dello scalatore vicentino c'è l'ammiraglia della CSF. Andiamo da Pancani, Francesco, a te. E sono 6 i chilometri che mancano al traguardo invece per i 4 uomini che sono alle spalle di Emanuele Sella. Sta faticando in una maniera incredibile, soprattutto Fortunato Baliani a tenere le ruote di questo gruppetto. Ricordiamo che non ha ricevuto gli zuccheri prima dell'inizio di questa salita, che in alcuni momenti appena lasciati il serraio di Sottocuda è davvero terribile. Adesso anche Nibali sembra in difficoltà, prova ad andarsene Rodriguez a tenere la sua ruota, il tentativo di Perez Quapio. Questi quattro, ricordiamolo, all'inseguimento di Sella. Voi. Un saluto al presidente del CONI Gianni Petrucci, al presidente della Federazione Ciclistica Renato Di Rocco, ad Angelo Zomegnan, che abbiamo visto seguire questa tappa meravigliosa davanti ai nostri teleschermi. Gruppo Contador a oltre 2 minuti da Sella. Questi sono rispettivamente il secondo e il terzo, ovvero Joachim Rodriguez e Julio Alberto Perez Quapio, poi Vincenzo Nibali e Fortunato Baliani, che ha svolto un'azione da gregario maiuscola nei primi 100 chilometri. E i 5 dal traguardo, e il Salbaneo, la pulce dei Monti Iberici. Due ali di folla da qui fino all'arrivo. In difficoltà Nibali, sarà dura per lui. Già pronto Andrea Fusco, studio processo alla tappa, a te Andrea. Buonasera, intanto qui si moltiplicano le scommesse, c'è anche il direttore Candido Cannavò insieme con Marino Bartoletti per l'impresa di Emanuele Sella, soprattutto se riuscirà a mettere per il secondo giorno consecutivo la sua impronta sulla ceramica del Giro d'Italia, mentre continua imperturbabile a vedere l'azione del suo marzio il signor Corrado Brusevine, che rimarrà con noi al processo. Avremo anche i team manager di alcune squadre che sono in classifica, piazzate bene verso la maglia rosa. Voi. E Marzio Brusevin, visto il crollo di Bosisio, se dovesse riuscire a staccare Alberto Contador, potrebbe, usiamo il condizionale, potrebbe indossare la maglia rosa. Ma aspettiamo, perché di qui in avanti sarà uno spettacolo. Sì, adesso anche i corridori del gruppetto dei più forti si trova a Malga Ciapela, ancora 5 chilometri e mezzo per loro, mentre Sella è già sotto i 5, sotto i meno 5 chilometri. Eccolo qua. Ha staccato di 2 minuti Rodriguez e Perez Quapio. Impressionante tutto questo in 6 chilometri e mezzo. Fabretti, a te la linea. E adesso è uno spettacolo nello spettacolo, perché al di là della natura
c'è anche questa folla di gente che dà calore, forza, se volete anche coraggio ai corridori. Alcuni di loro hanno ceduto, tra questi c'è Cardenas, in ritardo anche De Bref, ha terminato il suo sforzo, la sua fatica, il suo lavoro, anche Sylvester Smith. C'è il gruppetto che si assottiglia sempre di più, c'è Gilberto Simoni nelle ultime posizioni, c'è Matthew Lloyd in ultima ruota insieme con Jens Voigt, e poi si aspetta tra due ali di folla nello spettacolo più assoluto di queste splendide montagne. La situazione in alto a sinistra, il battistrada, in alto a destra i tre inseguitori, Perez, Quapio, Joachim Rodriguez, Fortunato Baliani, ma sono distanti più di due minuti. Tra poco verranno raggiunti dal gruppo dei grandi che è segnalato a 3 minuti e mezzo, mentre Klöden in basso a destra è ad oltre 5 minuti, ha guadagnato anche sugli uomini di classifica, Sella. Impressionante, ha guadagnato tantissimo in questa prima parte del passo Fedaia, della salita che porta attenzione perché c'è lo scatto di Pellizzotti. Il delfino di Bibione rompe gli indugi, vedremo se Di Luca avrà le gambe per rispondere a questo attacco frontale. Si volta Pellizzotti, controlla la situazione, Fabretti a te. Sì, intanto qui anche qualche problema di intasamento, non sappiamo se sia scivolato un corridore, tant'è che c'è stata una frenata improvvisa e le diverse vetture sono dovute fermare. E adesso stiamo cercando di riprendere con Alessandro Spezialetti che lascia il gruppo del migliore, Jens Voigt e Matthew Lloyd, si rimane in pochi lì davanti. E credo che anche Marzio Bruseghin abbia perduto contatto, sì. Noi Sylvester Smith, a voi. Esatto, Marzio Bruseghin mi sembra che abbia perso qualche cosa nei confronti degli altri. Un nuovo attacco di Pellizzotti. Franco Pellizzotti a questo punto capitano della Liquigas e ha davanti a sé, non vicinissimo ma prossimo, Vincenzo Nibali che potrebbe anche dargli una mano. A ruota di Pellizzotti si porta il lucano Domenico Pozzovivo e prova a tenere duro anche Jürgen van den Broek. 5 km al traguardo, Fabretti a te. E attenzione, sì, effettivamente è proprio Marzio Bruseghin, mentre non vedo particolarmente pimpante Danilo Di Luca. È a fianco a Alberto Contador. Gilberto Simoni cerca di guadagnare qualche posizione. Dietro di lui c'è Denis Menchov, ma soprattutto dietro Franco Pellizzotti c'è il piccolino CSF Group Navigare, Domenico Pozzovivo. Restiamo su questa immagine, vedete Gilberto Simoni con Riccardo Riccò, Denis Menchov, Alberto Contador, Jürgen van den Broek, Tadej Valjavec. C'è Danilo Di Luca e Iglinski sta perdendo contatto, quindi sono restati una decina a comporre il gruppo dei migliori, e per anche la prima... se il migliore oggi resta Sella. Esatto, tanto ormai Klöden ha tagliato fuori, deve ancora arrivare a Malga Ciappella, per la prima volta al comando Gilberto Simoni che è sempre stato coperto, e di nuovo un Emanuele Sella che sta volando anche su questa salita, una cosa impressionante, mentre vedete qui Pellizzotti con Pozzovivo, questo giovane lucano che potrebbe, attenzione perché adesso ci porta Riccò al comando. Vediamo Riccardo Riccò, mentre Sella ci segnalano a 900 metri di vantaggio, 900 metri di vantaggio sugli uomini di classifica. E più di 3 minuti di margine. Eccolo qua, Emanuele Sella ha già superato il cartello dei 4 km al traguardo. Qui le pendenze sono nell'ordine del 12%. È una salita molto molto difficile questo rettilineo. Non ci sono tornanti per il momento. Il primo lo troveranno quando di chilometri ne mancheranno 2 e mezzo. Bruseghin che non è crollato, sta cercando col proprio passo di salire. Anche ieri si era staccato 3 km dalla conclusione e poi è stato quello che ha finito più forte degli altri. Sta cercando di difendere la sua terza posizione nella generale. Restiamo su queste immagini e mi rivolgo al nostro regista. Si volta Contador, non c'ha più il compagno di squadra Iglinski. Pedalata ancora rotonda per il russo Denis Menchov. Menchov che continua a voltarsi indietro, vuol cercare di carpire nel viso, nello sguardo degli avversari come stanno. Forza Marzio, non mollare, ma lui ha una grandissima esperienza. Cercherà di procedere del proprio passo e perdere il meno possibile. Fabretti a te.
mentre il nuovo forcing di Franco Pellizzotti a rispondere proprio Domenico Pozzovivo, Alberto Contador e Riccardo Di Co, che se ho imparato a conoscerlo forse è tra i migliori, quello che sta in una forma più una forma superiore, mentre Danilo Di Luca, come già avevamo sottolineato, non è così pimpante, infatti fatica a tenere la ruota di Valjavec e di Gilberto. Vediamo Simone. Riccò sui pedali, questa potrebbe essere un'accelerazione letale per molti corridori. Vediamo, Riccardo Riccò tiene molto bene Domenico Pozzovivo, tiene anche Contador, quindi Contador ha passato il momento critico del Giau e sta dando il meglio qui verso la Marmolada, mentre Simoni e Di Luca si sono staccati. Silvio. Sì, hanno accusato lo scatto di Riccò, Simoni e Di Luca, che ora è proprio Simoni che tenta di approfittare di questo momento di calma lì davanti per rientrare appunto sugli uomini che sono stati in grado di seguire Riccò, mentre sempre Pellizzotti, che sembra avere in questo momento, in questa fase, quando siamo ormai a 5 dall'arrivo, una condizione migliore rispetto ai suoi diretti rivali e ai suoi diretti avversari, mentre continua, e non dimentichiamolo, scatta ancora Riccò mentre continua a sella la sua cavalcata solitaria verso l'arrivo. Visto com'è sgambetta Contador. Ripreso Vincenzo Nibali, che si porta immediatamente su Franco Pellizzotti. Adesso Nibali cercherà di dare quello che gli resta in favore del proprio compagno di squadra. Riccò decisamente più pimpante rispetto all'Alpe di Pampeago, mentre Di Luca e Simoni fanno fatica. Stanno soffrendo, soprattutto Danilo Di Luca, soffre molto meno Riccardo Riccò, ogni tanto accelera, poi rallenta, guarda indietro, così come Menchov. Contador è sempre lì in terza posizione, Contador che potrebbe addirittura andare a prendere la maglia rosa. Parte Pozzovivo. Domenico Pozzovivo, stessa squadra di Emanuele Sella, ovvero la formazione di Bruno e Roberto Reverberi. Va a raggiungere Baliani, che rifuga sin dal mattino. Vedete, fortunato Baliani, adesso provocherà un'ulteriore selezione, basteranno 100 metri di forcing, gli ultimi per fortunato Baliani, in modo da far guadagnare qualcosa a Domenico Pozzovivo. Torniamo sulla testa della corsa, a te Pancani. Sempre alle spalle di Emanuele Sella, che ha già superato il cartello dei 3 chilometri al traguardo, dal fascino del canyon naturale dei Serrai di Sottocoda all'emozione di dover quasi spezzare, possiamo dire, un muro colorato, quello dei tifosi, perché c'è davvero una quantità impressionante di persone lungo questa salita. Come ricordavate poco fa, una salita dalle pendenze davvero aspre e soprattutto una salita particolare, perché come diceva Cassani non ci sono... Scusami, riparte Riccò, terzo tentativo per il Cobra di Formigine. Giriamoci con la camera a vedere se e chi resisterà, Menchov e Contador. Menchov davvero bravissimo come ieri, quando riuscì a guadagnare qualche secondo nei confronti degli altri. Attenzione, ha fatto la differenza per il momento, in difficoltà con Di Luca c'è Simoni. Fabretti, a te. Con Di Luca c'è Simoni, c'è anche Franco Pellizzotti, che adesso si risiede, evidentemente ha speso tanto, c'è Tadej Valjavec. Alberto Contador in questo momento è più in difficoltà rispetto a Riccardo Riccò, che lancia e rilancia nuovamente l'azione. Dietro di lui solamente Dennis Menchov, probabilmente Contador di qui a poco verrà raggiunto dal gruppo Gilberto Simoni. E parte ancora Riccardo Riccò. Riccò, anche Menchov, alza le braccia, non ce la fa! Riccò stacca tutti gli altri uomini di classifica. Riccardo Riccò ormai 3 chilometri alla vetta per questo corridore modenese della formazione Sonier Duval, che oggi ha dovuto fare tutto da solo perché il suo più prezioso gregario, ovvero Leonardo Piepoli, si era staccato sul Giau e poi è finito rovinosamente a terra nella discesa del Falzarego. Cerca di limitare i danni Contador. Eh sì, ha fatto un paio di fuorigiri, adesso sta cercando di recuperare, così come Menchov. Riccardo Riccò adesso è riuscito a guadagnare qualche cosa e quindi adesso non c'è più bisogno di scatti, ma deve essere una progressione fin sul traguardo. Riccò che in classifica generale è quarto. A te Alessandro. Poi Ivana.
Eh sì, perché Gilberto Zimoni si sta riprendendo molto bene, si sta riportando alla ruota di Alberto Contador e Denis Menchov, non è lontana, mentre più in difficoltà è Franco Pellizzotti, fatica, rema come può Danilo Di Luca, che adesso si è portato sulla ruota di Fortunato Baliani, mentre sale nuovamente sui pedali Gilberto Simoni quando si supera il cartello dei 3 km alla conclusione. Bancani, Sella dov'è? A quanto è dall'arrivo Sella? Sella è a poco più di 2 km dal traguardo, è terminato il tratto completamente diritto, adesso è in una fase con un tornante dietro l'altro e anche da un punto di vista psicologico ha superato, possiamo dire, il tratto più difficile, quello appunto dove non c'era neppure una curva con le pendenze più violente di questa ascesa verso la Marmolada. Voi. Non va dimenticato Domenico Pozzovivo, che è tra Sella e Riccò. Pozzovivo ancora qualche metro di vantaggio rispetto a Riccò. Esatto, il vantaggio di Sella è ancora superiore ai 3 minuti. 3 minuti e 20 secondi per Sella. Non perde niente. Due chilometri per Emanuele Sella. Arriva Mauro Vegni, il direttore di corsa, fa spostare i fotografi e anche le vetture. Fabretti, a te. E intanto Gilberto Simoni si sta per riportare alla ruota di Denis Menchov, Alberto Contador e Danilo Di Luca sembra essersi ripreso. Più in difficoltà invece Franco Pellizzotti, che ha perduto una trentina di metri. Mi volto ancora e non c'è Marzio Bruseghin, che sarà indietro di almeno 100 metri. A voi. Stanno procedendo uno dietro l'altro Gilberto Simoni e Danilo Di Luca. Saranno per loro 2 km 800 metri interminabili. Stanno recuperando 10 metri il loro ritardo da Contador e Menchov. 1800 metri al traguardo per Emanuele Sella, 1700 in questo momento. Riccò 50 metri di vantaggio nei confronti di Menchov e Alberto Contador. È durissima qui, vedete, 39-25 per Alberto Contador, rapporto agile, si sta difendendo benissimo il forte corridore spagnolo. Se Menchov e Contador dovessero perdere più di un minuto da Riccò, sarebbe Riccò a vestire la maglia rosa, ma è ancora presto per darvi questa segnalazione. Momento durissimo per Danilo Di Luca, mentre Gilberto Simoni si porta a pochi metri da Menchov, vedete, e Contador sta pedalando d'esperienza. Gilberto Simoni è avanti 80 metri, Riccò. Bravissimo Simoni, sta recuperando su Menchov e Contador, non riesce a fare la differenza Riccardo Riccò, ancora 50-60 metri di vantaggio per lui nei confronti di Contador e Menchov. C'è ancora Pozzovivo lì, ma continua Sella nella sua cavalcata solitaria. Con quello cui stiamo assistendo vien da pensare, se Sella non avesse perso un quarto d'ora nella tappa di Cesena, adesso sarebbe lì a giocarsi la maglia rosa e l'intero Giro d'Italia. Mi sembra che adesso Menchov stia pedalando meglio e alla sua ruota c'è Contador, quindi Contador e Menchov stanno recuperando e anche Danilo Di Luca si è riportato su Simoni. Fabretti, a te. È proprio così e credo che sia Denis Menchov in questo momento che abbia cercato di portare dentro la sua ruota su quella di Riccardo Riccò, soprattutto che Gilberto Simoni e Danilo Di Luca siano in leggera difficoltà. Via, va bene il tifo, ma via, non devono stare lì i tifosi. Lasciate, non toccate i corridori. 2 minuti e 50 secondi il ritardo di Pozzovivo, 3 minuti e 6 secondi il ritardo di Riccò. Gran prova anche di Domenico Pozzovivo, che ha mantenuto un margine su Riccardo Riccò. Adesso mi sembra stia passando un brutto momento Riccò e guardate, anche Simoni e Di Luca si portano su Menchov e Contador. Fabretti, a te. Ce l'hanno fatta, dunque Danilo Di Luca e Gilberto Simoni si sono riportati su Contador, che evidentemente ha speso troppo. Abbiamo superato il cartello dei 1009 alla conclusione e Riccò, devo dire, è più vicino adesso. Un chilometro per Emanuele Sella.
In quest'ultimo chilometro le pendenze sono un filo più facili, vanno dall'8 al 10%. Ricordiamo che il ritardo in classifica generale di Sella su Bosisio questa mattina era di 7 minuti e 33 secondi. Riparte Riccardo Ricco, ha ritrovato vigore la sua pedalata, Fabretti. E attenzione perché è partito anche Alberto Contador che si sta per riportare su Riccardo Ricco, non risponde Menchov, in difficoltà Gilberto Simoni e Danilo Di Luca, attenzione ad Alberto Contador. Guardate che differenza di pedalata tra Ricco che è sempre sui pedali e Contador che invece rimane seduto sul sellino. Pancani a te. Ultimi 800 metri per Emanuele Sella che continua a voltarsi nonostante dall'ammiraglia Bruno Reverberi stia ricordando al suo corridore che ha pur sempre un vantaggio abbastanza consistente. Ci tornano in mente anche le parole di Bruno Reverberi quando lo abbiamo avvicinato stamani in pratica nella discesa del Pordoi per chiedere spiegazioni ancora di questo nuovo attacco di Sella con la sua solita aria sorridente. Ma siamo lì, ci sono 6 Gran Premi della montagna, cerchiamo di vincere almeno 2, forse 3 per consolidare la maglia verde di Emanuele Sella che invece, al quale invece mancano 700 metri soltanto per concretizzare un altro capolavoro dopo quello di ieri. A voi. Vedete Riccardo Ricco prova a riportarsi su Domenico Pozzovivo, ma seguiamo la rimonta di Contador. Balani, restiamo sugli uomini di classifica, poi andremo ad omaggiare Sella quando sarà qui sul rettilineo finale. Notate adesso Contador, vede vicinissimo Riccardo Ricco e vede soprattutto a un passo la possibilità di conquistare la maglia rosa. Eh sì, sarà sua probabilmente la maglia rosa. Al termine di questa tappa si è gestito nel migliore dei modi e adesso ormai in vista dell'ultimo chilometro sta per andare a riprendere Riccardo Ricco. Vedremo se riuscirà nell'intento. In 2 giorni Sella si è fatto 330 chilometri di fuga, ha vinto tutti i Gran Premi della montagna e si appresta a vincere anche il tappone dolomitico del 91esimo Giro d'Italia. Gran prova di carattere anche di Riccardo Ricco, ma da sottolineare e da ribadire la reazione di Contador che era andato in crisi sul Giau, ma qui sulla Marmolada sta dando sfoggio delle sue qualità. In seconda posizione c'è sempre Pozzovivo, non va dimenticato il corridore lucano. È un grande anche Pozzovivo nonostante sia alto solamente 1,62 m, uno dei più piccoli del giro, si sta per laureare 3 esami e sarà dottore in economia aziendale. Tra Pozzovivo e Sella meno di 20 secondi ed è ai 300 metri dal traguardo. Emanuele Sella letteralmente stremato adesso, fa fatica a portare su la bicicletta, ma lo capiamo, uno sforzo del genere è qualcosa di disumano. Andiamo da Fabretti. Attenzione perché Alberto Contador si volta indietro, non va a riprendere Riccardo Ricco ma teme il recupero di Gilberto Simoni, Danilo Di Luca e Dennis Mitchell. Molto più pimpante Riccardo Ricco. A differenza di Contador, Pellizzotti era stato brillantissimo sul Giau e ha pagato dazio qui sulla Marmolada, quindi è uno degli sconfitti della tappa odierna. Si volta e saluta l'ammiraglia Emanuele Sella, ma chi se l'aspettava anche oggi Sella? Impressionante, impressionante perché non hanno mai avuto più di 2 minuti. Lui poi nel finale è riuscito a guadagnare 1,5 minuti nei chilometri iniziali del Fedaia e ha meritatamente vinto anche questa tappa. La dedica era per Lara ieri, la sua futura moglie, adesso credo che sia bacia l'anellino e il corazon, bacia la maglia. Emanuele Sella, 4 ore 53 di gara. Torniamo subito sugli uomini di classifica. Raggiunto Contador da Menchov, Simoni e Di Luca. Quindi si è formato questo quartetto all'inseguimento di Riccardo Ricco, ma Ricco in questo momento, nonostante cerchi di guadagnare, ha un margine tra i 10 e i 15 secondi, quindi sta accadendo a grandi linee quello che è successo ieri. Battaglia ma distacchi non forti. Fabretti a te.
credo che Riccardo Ricolla alla fine guadagnerà più di questi 10-15 secondi, perché mi sembra abbia una pedalata importante. Però attenzione, perché adesso Danilo Di Luca sta provando a riportarsi su Riccardo Ricò. Proprio in questo momento Gilberto Simoni fatica Denis Menchov, solo Alberto Contador alla ruota di Danilo Di Luca, che con un forcing incredibile si sta per riportare su Riccardo Ricò. Bravissimo Danilo Di Luca, ha un cuore enorme anche Danilo Di Luca, era andato in crisi ai 3 km dalla vetta e stacca Contador. Di Luca stacca Contador. Vedete, Gilberto Simoni procede con il proprio ritmo e adesso stantuffa anche Denis Menchov. È durissima qui, durissima fin sul traguardo. Simoni, un guerriero. Contador sta cercando di difendersi. Adesso Di Luca all'inseguimento di Riccardo Ricò. Già da un minuto e mezzo Sella ha tagliato il traguardo e dovrebbe classificarsi secondo di tappa Domenico Pozzovivo, che abbiamo temporaneamente abbandonato come immagini, ma questa è la sfida più importante, quella degli uomini di classifica. Pozzovivo è molto indietro in graduatoria, vedete, sta per essere raggiunto ma non ci riuscirà Riccardo Ricò. Dunque primo Sella, secondo Pozzovivo a 2 minuti e 5 secondi, è un trionfo per la CSF Navigare e Ricco va a tagliare il traguardo in terza posizione, 2:11 il ritardo di Ricco, quarto arriva Danilo Di Luca, 2:19, quindi ha guadagnato 8 secondi Ricco. Gilberto Simoni, Contador a 15 secondi da Ricco e adesso Denis Menchov. A te Alessandra. Ci sei Alessandra? Sì Auro, noi abbiamo registrato un secondo fa l'intervista a Emanuele Sella, credo che se potete mandarla, perché adesso i corridori stanno arrivando, vanno direttamente a cambiarsi e poi li avremo al microfono. Ok, allora aspettiamo che arrivi anche Pellizzotti. Nuova maglia rosa. Alberto Contador. Alberto Contador, nuova maglia rosa. Siamo su Jürgen van den Broek. Vedete una volata da parte di Marzio Bruseghin, inesauribile il capitano della Lampre. Perde un minuto e dieci da Ricco. Arrivano anche Tadej Valjavec e Franco Pellizzotti. 1:15 il loro ritardo, confermato dunque Contador maglia rosa. Ascoltiamo Sella, intervistato da Alessandra. Ieri hai fatto un numero. Oggi ne ho fatto un altro. Oggi ne ho fatto un altro. Più bello vincere oggi o vincere ieri? Ieri è una soddisfazione immensa, oggi sulla marmorata è qualcosa di straordinario. Ragazzi, non so cosa dire. Un grazie a Bagliani, di cuore, guarda, se lo merita. Ha fatto un lavorone, e tutta Perez, tutta la squadra. Grazie ragazzi, per loro. Per te, hai baciato la maglia, hai baciato il cielo, ti sei girato verso la maglia, verso tutti, una gioia incontenibile. Pensate voi, io fino a ieri non pensavo questo, oggi quando sono partito gli ho detto a Julio come stai, lui mi fa macenato così e ho detto io vado e basta, non c'è stato più niente per nessuno. Hai detto io dovevo farli in televisione dagli altri questi numeri, invece l'hai fatto ieri e l'hai fatto oggi. Sì, oggi, ieri e oggi si è scoperto un nuovo Sella, penso, e non montiamoci la testa, però adesso me le gusto tutte queste vittorie. Grazie. Nuova classifica generale, mentre vediamo Cloden, per lui un calvario questo.